Nel nuovo vocabolario zingarelli della lingua italiana ci sono censite 114.000 parole. E alcune sono nuove, come l'ipofobia, sarebbe la parola del grasso. L'abbiamo utilizzata per le 3 ore di reazione dell'opinione pubblica, quando qualche tempo fa c'è stato quel caso, se vi ricordate, di quel ragazzino di Napoli che è stato violentato con i compagni perché lo potevano uscire perché era un'altra parola molto interessante è l'omofobia, che non è la parola per nomi, perché non mi ricordo mai il nome di nessuno, non mi ricordo di caso, l'avevo organizzato questa serata, ma è una divertente parola composta che sarebbe nomobile o nomobile fobia, cioè, ecco la definizione, indica il timore ossessivo di non poter disporre del telefonino o dello smartphone, perché non lo si ha con sé o perché si è in una zona priva di campo. Gli americani, che sono molto pratici, hanno già inventato la malattia legata a questa parola, che chiamano FOMO, Fear of Missing Out, cioè paura di essere tagliati fuori. E con il presente che viviamo, tutto scorre velocemente, senza verità, senza un'opinione pubblica in grado di reagire, non per portarla in politica, ma vedete anche il nostro governo, anche Renzi, anche lui è figlio dei tempi. Questo governo non mi sembra un buon governo WhatsApp, no, ogni giorno un annuncio, una riforma. Un giorno ci dicono che del governo d'Italia il TFR non sta pago, un giorno ci dicono che è il 18, un giorno ancora ci dicono che c'è la buona scuola, la bella scuola, la brutta scuola, poi ci sarà più la scuola, insomma, eccetera, eccetera, senza che nessuno faccia il fact-checking, cioè verifichi la bontà delle intenzioni, quantomeno dei risultati che ci sono stati. Perché sto dicendo tutto questo? Perché alla fine, in quest'epoca di forte, incessante e continuo movimento, dormono sulla collina, questo libro qua, altro non è che una coniugazione del verbo stare, perché molti di questo qua stanno, essendo morti viene anche molto facile, diciamo. Però nell'era del multitasking, per fare delle cose male contemporaneamente, il verbo stare, nel senso di fermarsi, voler capire, approfondire, stare, è la vera rivoluzione. Ed è una rivoluzione che si fa da fermi, quindi anche abbastanza comoda, ma che richiede la stessa fatica, la stessa concentrazione dei palombari quando si immergono nella profondità del mare. Stare per azzerare le distanze, mettere in relazione ieri e oggi, saper leggere davvero le viscere di questo nostro bello e maledetto paese. Questo non è un libro sulla storia, alla fine, perché noi siamo la storia. E dobbiamo tornare a prenderla per mano. Ciò richiede pazienza, ma tanto di volta Giacomo lo parla, l'ho fatto anche qui l'anno scorso, abbiamo scoperto che lui andava nei postriboli, quindi eravamo di noi, e Leopardi che dice che la pazienza è la più eroica delle virtù, proprio perché non ha alcuna apparenza eroica. E anche la fisica richiede pazienza. Dice, cosa c'entra la fisica? C'entra Albert Einstein, nella lettera di condoglianze la vedova di uno dei suoi più cari amici, scrisse: ha lasciato questo strano mondo un po' prima di me, non fa niente. Gente come noi che credono nella fisica sanno che la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione testardamente ostinata. E a proposito, poco prima di morire, Albert Einstein radunò i suoi studenti al suo capezzale, come direbbero in consiglio comunale, almeno al suo capezzolo, che una volta ci fu in consiglio comunale, il presidente, vengo ora perché vengo dal capezzolo di mia nonna. Immaginavamo questa pace, l'anziana signora. E dicevo, a verità, non dovete fare ridere, poco prima di morire, no, gli studenti che erano al suo capezzale e disse loro come ultima frase: non smettete mai di meravigliarvi. Non dobbiamo smettere mai di meravigliarci, anche se la storia è un'illusione. Anche se qui, alla fine di questa antologia, parla proprio il personaggio principale. E ci dice che forse è un'illusione anche il tempo. Allora vi leggo la collina. Dove è Sandro, il partigiano con la pipa? E Francesco, che dava di matto? Dove è Aldo? Aspetta ancora la sua liberazione. E Giulio, il divo, ha poi capita la differenza tra cos'è bene e cos'è male? Dove sono Bettino, Aminto, Enrico? Tutti dormono sulla collina. Dove sono Chiara, Sara, Simonetta, Tommy? Contateli qui i loro amabili resti. Dov'è Paolo? Lo sente il fresco profumo di libertà? E Giovanni? Ascolta ancora le storie di Don Masino?
Dove sono tutti gli altri sovversivi? Il giudice, l'imprenditore, il poliziotto? Dov'è l'unità scienziata, così affezionata al suo cervello? Dove sono i poeti, i calciatori, le donne e i numeri di spettacolo? Tutti, tutti dormono sulla collina. Quelli che hanno fatto sognare, quelli che si sono fatto odiare, chi ha avuto paura, chi ha avuto coraggio, i pezzenti e i padroni, le schiene spezzate e i signori al caffè, i morti in prigione e i caduti da un ponte. Le donne morte per un amore incontrastato o sotto le mani di un bruto o inseguendo la vita. Gli uomini venerabili, quelli mai tornati dalla loro guerra. I bimbi piangenti. Quelli che giocarono con la vita fino all'ultimo, con le loro vane venite. Gli assassini e i loro mandanti. Chi è stato ucciso per un motivo valido, ma sono pochi. Molti sono stati uccisi inutilmente, assolutamente per nulla. Si va sempre in cerca di un significato per giustificare la loro morte. E si dice l'ideologia, l'odio, la vendetta, la famiglia, la reazione a un torto, il pane. Ma non ci sono significati. Non c'è senso alla storia qui, sulla collina. Non c'è verità, non c'è decenza. A guardare la collina dall'alto, riflette un paese dove non esiste la storia. È stata divorata. La vita è sciolta da ogni obbligo di possedere un significato, una semplice coerenza logica, una narrazione. A guardare la collina dall'alto, la scena è poco allegra. Si ha un senso come di decadenza, di disfacimento. Le anime formicolanti galleggiano come turaccioli. L'Italia è Pompei. A guardare la collina dall'alto non si vedono infatti che polvere e ossa, ruderi di vite tatuate, schegge, pulpiscolo, farina e vento. Solo ogni tanto, nel passaggio di rovine, ci sono come delle coppe di luce. Fanno luce perché sanno che è nell'ombra che sei. Nell'ombra c'è il buio, nel buio c'è un seme, nel seme c'è un segno, nel segno una sorte. Allora io, la collina, contemplo questo paesaggio di rovina. Tutti ascolto, tutti assorbo e canto.